Sono Vincenzo Pirrotta, regista di Spaccaossa. La scena che ho scelto di analizzare insieme a voi è una scena di montaggio che io ho chiamato Il Porcile. Avviene tutta in una notte ed è quasi alla fine del film. È un momento molto intenso perché fra poco accadrà qualcosa che coinvolgerà tutti i personaggi del film. Perché l'ho chiamata Il Porcile? Perché in questa notte di dolore riprendo personaggi di questa banda di delinquenti nella loro intimità. C'è la madre di Vincenzo che viene ripresa mentre si avvia verso il bagno. I due esecutori materiali delle mutilazioni, cioè Fasolina e Biagio, che invece vengono ripresi mentre mangiano la frittola, cioè sono queste interiora che si mangiano nella città di Palermo. Qualche cosa che ha a che fare anche con il divorare, il mangiare. Una scena molto simbolica che richiama a tutta la desolazione e alla spietatezza dei due personaggi. Francesco, che con lo sguardo che ci fa presagire che qualche cosa succederà. Ciccio, che è sto ora che è successo? Da quando? Andiamo a vedere dopo questa eravana. Nel letto c'è Maria, sua moglie, addormentata. Lui non si cura di fare con calma, non si cura di fare rispetto del suo sonno. È una scena che, sebbene nella sua anche brevità, però ci racconta il mondo di questa coppia, questa sottomissione di questa donna. Tutta questa scena è legata da un canto splendido di Giuni Russo, O Vos Omnes, un brano della Bibbia. Le parole dicono: o voi tutti che passate per la via, ditemi se quello che state vedendo non si chiama dolore. Quella canzone di Giuni Russo, cantata con quella splendida voce, vuole chiamare in causa lo spettatore e dire: ecco, con quelle stesse parole, ditemi se quello che state vedendo non si chiama dolore.